Ciao a tutti, benvenuti all'appuntamento con Scacchi e Giochi Strategici, puntata del venerdì, puntata mostruosa, clamorosa. I classici appuntamenti del venerdì, quelli con i pazzi della scacchiera, all'ombra dei campioni, però questo, diciamo, reparto psichiatrico, l'ombra dei campioni, ma il reparto psichiatrico. Questo qua è un giocatore veramente incredibile. Nessuno di voi lo conosce. Non credo che lo conosciate. Non siamo ai livelli di John Griffey. Non c'è di mezzo il guru PayPal. Qui c'è di mezzo soltanto la malattia mentale. Ebbene sì. Sto parlando di Bartolomeo Eberla, Bartolomé, polacco di lontane origini tedesche, perché è nato nella zona polacca, diciamo, di riferimento con maggioranza etnica tedesca. È una regione della Slesia, al sud della Polonia, tra Germania e Repubblica Ceca per Polonia, contesa sempre da Germania, Polonia e Impero Austro-Ungarico. Quindi il cognome Eber, là. Il cognome Eber è tedesco, Eber, là. Poi c'è Eber, lì. Quindi Eber, là, Eber, lì. Questa era una citazione da Frankenstein Junior. Comunque, perché parlo di questo giocatore? Perché questo giocatore è il clown per antonomasia della scacchiera. Ciao a tutti, benvenuti all'appuntamento con Scacchi e Giochi Strategici, puntata clamorosa, la puntata del venerdì, quella che accende i cuori e transvola dalle Alpi all'Oceano Indiano. L'appuntamento con i pazzi della scacchiera, ragazzi. Dopo la puntata clamorosa, assurda di John Alan Griffey, assistito da Guru PayPal, oggi andremo ad investigare i meandri della psiche umana. Siamo ai confini della psichiatria. E qui non c'è nessun guru di mezzo, qui l'unica cosa che fa di questo giocatore il pagliaccio della scacchiera, il clown della scacchiera, è il suo cervello, un cervello da psicopatico. Come potete vedere dalla foto, un giocatore, insomma, da un volto imperscrutabile, no? Sembra una persona seria, poi lo vedete lì. Col papillon di plastica, col papillon di plastica, degno del miglior clown, un grandissimo, grandissimo giocatore d'attacco, ma non solo d'attacco, un giocatore che ha scombinato le regole, le leggi della fisica degli scacchi. Lui non si preoccupava delle strutture pedonali, non si preoccupava delle aperture, non si preoccupava della mobilità dei pezzi, lui andava oltre, andava oltre. Sto parlando di Bartolomeo Eberla, il giocatore polacco nato nel 1985, attivo nella prima metà del 2000. Il giocatore comunque aveva vinto il campionato giovanile under 14, under 16 della Polonia. Era una promessa dello scacchismo polacco, ok? Poi col passare del tempo, insomma, alla fine la federazione polacca vide che Eberla aveva dei problemi. Aveva dei problemi perché obiettivamente giocava a scacchi in maniera, diciamo, poco ortodossa. Era impensabile proporre un giocatore così in nazionale. Lo hanno schierato qualche volta, poi quando hanno visto che lui giocava per conto suo, non giocava per gli interessi della squadra, lui giocava per creare alla scacchiera delle posizioni psichiatriche.
E allora hanno deciso poi di dargli un ruolo di trainer. E secondo me lì sono stati ancora più malati di mente quelli della Federazione Polacca, perché obiettivamente se mettete Eberla ad insegnare ai giovani, che cosa può saltare fuori? Pazzia su pazzia sulla scacchiera. Ok? Eberla è giocatore di origini tedesche, il suo cognome Eber, di origine della Slesia, quindi della Polonia del Sud, terra contesa da Germania, Polonia e Impero Austro-Ungarico nella storia recente. Oggi è polacca, però c'è ancora una nutrita comunità tedesca. Eber là, perché lui si chiamava Eber di cognome, poi gli hanno aggiunto là, no? Eber là, perché dov'è? Eber, dove sei? Ah, sono là, ok, Eber là, e poi sono lì, Eber uli, Eber ulla. Scusate la citazione di Frankenstein Junior, però questo qui è un personaggio clamoroso. È un personaggio clamoroso, vedrete che cosa è capace di fare sulla scacchiera. E quindi qui bisogna chiamare un ospite eccezionale per fare una piccola introduzione per un personaggio del genere, ovvero il Barba Fantasy. Ciao a tutti, sono il Barba Fantasy. Questo personaggio è fuori di testa. È stato un mio allievo e vedrete cosa è capace di fare la scacchiera, il buon divertimento. Io sarò qui ad assistere con voi a questo spettacolo, grande puntata, solo su Scacchi e Giochi Strategici, il canale degli scacchi folli. Ok, quindi è anche presente il Barba Fantasy, che dopo le disavventure del match mondiale tra Carsten e Nepomniachtchi, dove lui faceva il trainer, cioè uno dei secondi di Nepomniachtchi, è stata una tragedia, però è tornato in forma, adesso vuole di nuovo partecipare in qualche puntata. Questa puntata in particolare, perché è proprio così. Perché il Barba Fantasy, dovete sapere che lui non ha età, è sempre esistito nella storia, ha, diciamo, seguito vari scacchisti, no? E tra questi Bartolomeo Eberla. Bartolomeo, da cosa possiamo partire? Partiamo da una partita giocata con i pezzi bianchi contro Trent. Partita del 2001, quindi qui Eberla, campionato giovanile, 2001, 16 anni. Eberla aveva 16 anni, quindi è uno di questi tornei juniores, e Trent è un commentatore, se non erro, di Chess 24, se non erro, inglese, se. O inglese o statunitense, non ricordo bene. Comunque un giocatore molto forte. Andiamo a vedere tre partite col bianco e tre partite col nero del clown della scacchiera, signori. Il clown della scacchiera, guardatelo. Ma col papillon di plastica si presentava ai tornei, col papillon di plastica. Dovete sapere che Eberla era soprannominato It tra gli scacchisti, It il pagliaccio. Mentre It si nascondeva nei tombini e aspettava i bambini, no? Dicendogli: Ehi bambino, vieni qui, tengo i palloncini! E lui diceva: Vieni qui, tengo i pedoncini! E attirava, insomma, nella sua trappola scacchistica, perché attirava questi ragazzini, poi chiaramente ci giocava a scacchi, no? E li tormentava con queste aperture assurde. Quindi ti insegnava a giocare a scacchi, non nel tombino, no? Vestito da pagliaccio, però ti metteva in inquietudine perché insomma imparavi gli scacchi come non può insegnarteli nessuno. Infatti andremo a vedere queste partite. Prima partita, partiamo con l'antipasto, no? Poi arriviamo piano piano, arriveremo al top del top.
Voglio che questa sia una puntata top, mi raccomando, like, visualizzazioni, perché questi personaggi qui non li trovate da nessuna parte, soprattutto sui canali italiani. Come non trovate John Griffin, non trovate Cécile de Verre, von der Rasa, non troverete Eberla, che per carità, uno può dire, ma Eberla non è un grandissimo, non è uno che si legge sulle riviste, non è un grande maestro, è un grande maestro, ma non è un top grande maestro. È arrivato a 2587, quasi 2006, ok? Possiamo paragonarlo come forza di gioco a un nostro Vocaturo, Luca Moroni, migliori top italiani. Comunque, insomma, quasi 2006, non è proprio Peppino Meccanico. Ma gioca a scacchi peggio di un... ma non come livello, gioca le aperture di... un novizio, sviluppa i pezzi in maniera assurda, varianti pazzesche, vedremo delle varianti inedite, delle cose che non avete mai visto sulla faccia della terra. Attenzione, prima partita. Eberla pezzi bianchi, Trent pezzi neri. Vediamo un po', quale sarà il repertorio di aperture di Eberla? Uno come Eberla, il clown della scacchiera, come può aprire? Secondo voi? E4? No, E4 è troppo comodo. D4? Ah, D4 la giocano tutti. Inglese? Bah, figurati l'inglese ipergiocata. G3? Ma no, G3 giù. F4? Ah, figuriamoci. Che cosa può giocare? Cavallo F3? Ma figurati la rete iperposizionata. Oh no, cavallo C3! Cavallo C3, signori, apertura fanghit, apertura fanghit, che io ho soprannominato fanskif, perché insomma è un'apertura clamorosa, sfrutta l'idea della rete, insomma lo sviluppo del cavallo in F3, giocando il cavallo sull'ala di donna, lo sviluppo il cavallo C3. Qual è il problema rispetto a cavallo F3? Il problema è che non sviluppa nessun pezzo dell'ala di re dove si deve arroccare. Non sviluppa nessun pedone. I vescovi non escono. E il cavallo da C3 come? In certe varianti delle partite di donna dove il nero sviluppa il cavallo in C6, impedisce da C6 lo sviluppo del pedone. O in C6 o in C5. Stessa cosa vale per il pedone del bianco. Ho utilizzato la scacchiera viola perché è da clown, perché non si poteva avere un'altra scacchiera, ok? Spero vi piaccia, poi posso usarla anche solo per questa puntata, se volete la posso usare anche per altri episodi, però mi sembrava giusto dedicarla a Bartolomeo, il clown. Cioè, io adesso non voglio offendere Bartolomeo, che non è che dico il clown, il pagliaccio. Il clown, perché comunque è divertente, c'è un circense della scacchiera, ok? Clown nel senso buono, non nel senso dispregiativo, perché poi qui bisogna stare attenti col political correct, ogni parola che si dice la si può usare, la si interpreta sempre nella sua connotazione dispregiativa, non so perché. Comunque, cavallo C3, apertura fanghit, inedita qui sul canale. Allora, qui il suo avversario Trent gioca E5, prende il centro coi pedoni, dice, wow, controapertura strana, che vogliamo fare? Ma qui, attenzione, tutti e due i cavalli sviluppa in apertura, anche cavallo F3, questa è una, cos'è? È una difesa messicana a colori invertiti. Il tango dei cavalli neri è diventato il tango dei cavalli bianchi, ma Eberla gioca come proprio i novizi, che è la prima cosa. Prima cosa che fanno è subito cercare di muovere i pezzi, quelli più importanti, no? Secondo me gli unici due pezzi che possono uscire senza spingere pedoni sono i cavalli, quindi vedete, molte volte i novizi o i bambini molto piccoli che iniziano le regole degli scacchi, muovere solo i cavalli. Anch'io, bene, quando ho incominciato a giocare a scacchi, da bambino facevo così, giocavo solo con i cavalli, perché pensavo di tenere tutto coperto con i pedoni, era al sicuro, e coi cavalli di andare a distruggere tutto, diciamo, il campo nemico.
Poi ho capito che, insomma, questa è una follia. Ma Ebella non la pensa così. Lui giocava queste cose qui anche da grande maestro. Attenzione, ma che è sta roba? E qui Trent continua il suo sviluppo classico, ha pedonina 5, è attaccato dal cavallo, lo difende, non sta a fare troppo aggressivo, vuole sviluppare pezzi perché non conosce l'apertura che sta giocando il buon Bartolomeo. D4, reazione centrale, postuma, il gioca D4 dopo aver sviluppato i cavalli, lui gioca al contrario dei giocatori normali. I giocatori normali prima spingono i pedoni, poi gli mettono i cavalli, no? Dietro il supporto, no, lui sviluppa prima i cavalli e poi dopo sviluppa il pedone, gioca al contrario. Presa, presa, ovviamente, qui non si cambia mai cavallo in C6 per cavallo in D4, perché poi la donna da D4 non avrebbe più ostacoli. Non ci sarebbe più il cavallo in C6 che minaccerebbe la donna. È come nella scozzese, in realtà. Non bisogna mai prendere questo cavallo. Infatti, Trent sviluppa il vescovo e va a inchiodare quel cavallo sviluppato in C3. Ora, vescovo di 2 non è possibile perché cadrebbe il cavallo. Tengo sempre il motore acceso perché dobbiamo capire Eberla. Come gioca, cioè bisogna capire se il motore considera le sue giocate da totale pagliaccio o se hanno un senso, ok? Nelle puntate del venerdì il motore lo tengo sempre acceso, perché sono personaggi che bisogna valutare col motore, no? Non ci sono spiegazioni logico-deduttive e razionali per noi esseri umani, vedrete, vedrete. Cavallo. Ora per C6, ok, semplificazione, vabbè, semplifica. Trent a sua volta prende il cavallo, vuole doppiare il pedone C, presa, presa, una serie di cambi, chiaramente prende col pedone B per non dare il cambio delle donne e perdere la facoltà dell'arrocco. Quindi abbiamo un giocatore pseudo, insomma, normale, un giocatore, non dico dogmatico, ma che segue un po' lo spirito degli scacchi classici, e poi abbiamo quel pazzo di Eberla. E4, chiaramente dopo aver cambiato tutti e due i cavalli, ma chi se ne frega dei cavalli, noi cavalli li vendiamo al mercato. Lui andava al mercato, vendeva i cavalli e poi giocava a scacchi. E adesso incomincia a giocare l'apertura, in realtà per Eberla. Adesso inizia l'apertura, okay. 1 e 4, ragazzi, si incomincia. Apertura 1 e 4, senza i cavalli. Donna F6, Trent spazientito dice: ma io voglio confutare questo ordine di mosse del bianco, ma il motore dà già più 1 e 40 e sale, signori, e sale 1 e 50 come in borsa. Se aspettate ancora un po', potrebbe ancora salire. No, è sceso 1 e 30, va bene. Comunque, ma uscito in maniera clamorosa dall'apertura. PS, domenica finirà il match Spassky-Fischer del 92. Mi ero dimenticato di postare la 23ª partita. Mi sembrava di aver montato il video con qualcosa che. Sapevo che mancava qualcosa, ma non ricordavo bene cosa. Un utente del canale, gentilmente, mi ha detto che ho saltato la numero 23. Tra l'altro, era la partita che gli interessava. Farò un accenno venerdì. Scusate, domenica. Domenica riprenderò anche questa partita che non ho fatto vedere. Scusate, ma a volte capita fare tutto così a braccio. Ma non succederà con Eberla, perché con i pazzi si può andare d'accordo e si può fare le cose per bene. Ok, donna F6 minaccia il pedone C3. Ma Eberla se ne frega! Se ne frega il buon Bartolomeo, il clown della scacchiera, Mister Papillon di plastica. Guardate qui che roba, signori. Lascia il pedone C3 in presa con scacco. Spaventoso, il motore gli dà ragione, rimane a più uno, il motore rimane a più uno.
Trent non si fida a prendere quel pedone, perché dopo Vescovo di Due la donna forse perde un po' di tempi, e quindi decide di continuare a sviluppare pezzi. Ricordatevi che con certi psicopatici della scacchiera, no? Gli avversari sviluppano pezzi, loro giocano le migliori del motore. E non c'è gruppo PayPal qui. A Rocco Corto, finalmente una mossa normale, da normo scacchista. A Rocco Corto, donna in E1, difende pedone C3. Però uno può dire, ma perché non ha sviluppato il vescovo? Ma era troppo facile sviluppare il vescovo. Mica volevi mettere il vescovo in D2. Rimaneva passivo. Il vescovo dovrà giocare in A3, come minimo. Difende con la donna. E qui Trent dice, prendiamo il centro di 5, ci togliamo la debolezza. E5. E5, guardate che questo pedone impetuoso. Sembra che Bartolomeo giochi a scacchi 9,60, ovvero il Fish and Random. Donna è in E1, i cavalli non ci sono più, pedone è arrivato in E5 diretto, pazzesco. Donna H4, attenzione, ad ogni mossa del nero, la valutazione del motore schizza a favore di Bartolomeo, più 1,70, guardate che roba. Donna H4, sembra che il nero comunque abbia attività, ma è bella alla sua coppia di vescovi. Clamoroso, una coppia di vescovi davvero fastidiosa. Vediamo. F4, incominciamo a sparare questi pedoni. Lui tiene i pedoncini nel tombino, come It, il pagliaccio. It, il pagliaccio. Qui siamo ai livelli di Sole l'enigmista. Questo è un film, insomma, fanta horror. Non lo so che roba è. Cambia le donne, misteriosa, fa F4, beh, però lascia il cambio delle donne, quindi allora, scusa, non è un giocatore d'attacco, cosa sta facendo? No, è semplicemente è squilibrato, non, lui è un giocatore, un dottor Jekyll e Mr. Hyde, in realtà è soltanto Mr. Hyde senza dottor Jekyll. Ok, presa presa, ora siamo alla partita semplificata, via. E vedete che il vescovo va in A3, lo voleva già mettere in apertura, il problema è che c'erano i pedoni davanti. Allora, si è fatto doppiare apposta il pedone per mettere il vescovo in A3, mica perché gli piaceva tenere il pedone doppiato, no? Ah, lui avrebbe anche sacrificato, l'aveva sacrificato il pedone C3, pur di mettere il vescovo in A3. Ah, guardate che roba, guardate che roba. Cavallo G6, tac F4. G3, una mossa difensiva. Ok. Bartolomeo alternava mosse assurde, geniali a mosse banalissime. Però il motore gli dà sempre ragione, più 1,70. H5, e qui il motore decolla. Qui il motore decolla, attenzione, il contatore Geiger va a fondo scala, più 5,3. Dopo una mossa all'alfa zero. Ma non funzionano le mosse all'alfa zero contro il nostro buon Bartolomeo. Scordatevelo. Alfa zero, quando sente parlare di Bartolomeo, ah, si spegne. Va in loop, boh, si spegne, basta. E sei favoloso, sacrifica il pedone. Sacrifica il pedone, ma c'era qualcosa di meglio qua. No, perché sai, è la migliore del motore. La migliore va più 5, tutte le altre sono più 2, più 2, 20, più 2, 30. Ma lui da clown riesce a spiazzare tutti. È un cabarettista della scacchiera. Poco da fare. È anche preciso il 100%. Guardate che roba. E sai. E qui Trent non capisce se può prendere o non può prendere quel pedone.
non può prendere di vescovo per via del forchettone. Col torrone Pernigotti nemmeno. Perché? Semplice. Allora, se prende con il torrone Pernigotti, arriva torrone Pernigotti per. Se pedone per, parte il cavallo, ok? Se prende col vescovo, arriva il forchettone. Se prende direttamente col vescovo, idem forchettone. E se prende col pedone, spiego anche per i novizi, no? Chiaramente queste sono partite di giocatori psicopatici, bisogna anche spiegare le cose, e cade il cavallo, ok? Quindi trucchetto tattico, non si può prendere il pedone, quindi non è un sacrificio di pedone, è una trappola mortale alla hit che vuole trascinarvi dentro il tombino, perché lui scriveva le mosse sul formulario, poi ci costruiva le barchette di carte, le faceva scivolare vicino al tombino, così i bambini andavano dietro a queste barchette, no? Questi formulari in barchetta, i suoi allievi, cioè. Qui la partita è già game over, signori. Scacco, presa con re, cambia un altro torrone Pernigotti, presa, presa. Scacco di torrone Pernigotti. Trenti dice: io comunque in F7 sto bene, ma intanto arriva il torrone Pernigotti con E7 scacco. Torrone Pernigotti E7 scacco, e qui i pedoni fanno la fine dei birilli del bowling, signori. Re G8, partito il primo birillo. Vescovo H3. Una velata minaccia di matto in 3, qua matto in 2. Ok, ma non c'è neanche, perché poi il re c'ha la casa di fuga. In F2, signori. E berla vendemmia pedoni. Cavallo di 7. Partita comunque già chiusa. E qui si permette anche di dargli la coppia di vescovi. Chi se ne frega. Due pedoni in più, vuole cambiare tutti i pezzi. Torre B8. Vescovo di 4. Vedete come adesso questa batteria di vescovi è accecante. Un bagliore di luce, un bagliore di luce, signori. Raggio cosmico, doppio raggio cosmico sulla Rocco. Scacco. Bartolomeo scappa. Trenti dice: un pedone te lo mangio anch'io in H2. Sì, ma io ti vengo a dare matto. Ti vengo a dare matto. Scacco. Va bene, scappiamo. Scacco. Trenti non si arrende. Re H1, non c'è niente, scacco, F5, vai, F5, avanti con tutti i badilanti, qui Trente è sconvolto, qui lascia il cavallo in presa, che succede? Però questo è un trappolino, non si può prendere, ma non si può prendere perché parte il torrone Pernigotti, mangia col re. E allora sistemiamo il torrone Pernigotti con F6. Cavallo E6, attacca torrone Pernigotti, fa qualcosa. Altro pedone, vendemmia di pedoni, vendemmia di pedoni. Pazzesco, pazzesco. Si mangia tutto. Tutto, gioca a dama, gioca. Presa, presa. E qui Trent ha detto, i pedoni sono troppi. Lui è uno psicopatico. Ho paura che magari dopo la partita mi attiri nel tombino. No? Allora, abbandoniamo. Questa, tra l'altro, apertura al fan kit. Uno cavallo C3 è subito andato in vantaggio, non l'ha più mollato, il motore è subito salito. E buonanotte ai suonatori. Andiamo a vedere la seconda partita. Tre col bianco e tre col nero, state incollati qui. Scacchi, giochi strategici. Seconda partita di
Bartolomeo e Berva, il clan della scacchiera, contro un certo Dinger. Partita del 2007. Sempre pezzi bianchi per Eberla. E4, un'apertura normale, è incredibile, non gioca assurdità. Che succede? Siciliana, vediamo contro la siciliana che cosa si inventa il buon Bartolomeo. Variante chiusa, abbiamo stravista con Bobby Fischer e Spassky, vediamo come la gioca lui. Cavallo C6, vescovo B5, un rientro della Rossolimo, una Rossolimo con cavallo C3. Il cavallo C3 è sempre presente nella vita di Eberla. Lui deve sviluppare sempre quel cavallo in C3. Vediamo. Una strana Rossolimo. Cavallo D4 da parte di Dinger. Variante un po' particolare, esiste anche nel Rossolino questa uscita di cavallo. Ho fatto un video sulla Rossolino, se volete andarlo a vedere. Partita interessante, vediamo. Vescovo C4, vuole tenere la coppia di vescovi, il buon Bartolomeo, E6, idea cavallo F6 o cavallo E7 per giocare D5, entrando in una struttura francese. Cavallo G2, cavallo F6. Rococorta A6 per fare B5 e eventualmente anche C4. Bisogna fare A4 o A3 perché sennò il vescovo si perde qui. Si perde il vescovo perché arriva B5 e poi arriva anche C4 dopo la ritirata del vescovo o in B3 o in D3. Ok? Bene. A4. Perfetto, ora motore da gioco pari possibilità, meno 0-1, perché questa è un'apertura che non dà più della parità al bianco, però sono quelle aperture che poi alla lunga si vede il giocatore. E vediamo qui. Presa. Presa. Vescovo in A2. Ok. Parcheggia il vescovo in A2. Bartolomeo. Vescovo E7. D3 per un'apertura rococorto, normale, cavallo per cavallo, qui viene fuori la voglia di cambiare subito i cavalli da parte di Eberla. A lui i cavalli proprio davano fastidio. Lui quando davano furia al cavallo del West in televisione, o quando davano i cartoni animati dei Mio Mini Pony, lui cambiava canale, perché proprio la verità è che suo padre si era giocato tutto all'ippodromo e lui è rimasto scioccato, no, dai cavalli e ha dato la colpa al fatto che suo padre si è scialacquato tutti i danari agli equini. Ok, preso. Cavallo E2. Succede qua? Solita freccia che non funziona. Vabbè, è una puntata per psicopatici, quindi può succedere di tutto. Donna in B6, qui aggressivo Dinger, anche questo sa un po' di discount, magazzini Dinger, avevamo i magazzini Denker, qui abbiamo i magazzini Dinger. Vescovo F4, mossa di sviluppo, normale. Torna Pernigotti, va a guardare il pedone in D5. Vescovo E5, attacca il pedone di 4, pedone debole. Guardate che brutta doppiatura al nero e qui il motore vola già, signori. Siamo alla 14ª mossa, più 1,80, signori, più 1,80. Griffin cominciava a mazzolare i suoi avversari grazie ai suggerimenti del guru PayPal intorno al 20esimo, ma lui ci mette prima, lui fa prima, lui senza guru. Vescovo C5, guardate che quanti blunder, sembrano mosse naturali, sono tutti blunder, signori. Qui la migliore del motore è A5. Sacrificio di pedone, micidiale. Ed è quella che dà più vantaggio, ma Bartolomeo la giocherà.
La gioca, signori, sono su questo canale i più grandi psicopatici della scacchiera. Ma questo ha i poteri soprannaturali, anche questo, lui è il pagliaccio. Niente da fare. Molti pensavano che dentro il papillon di plastica si celasse qualche microspia, non so, qualche telecamera collegata ai motori, perché non è possibile. Donna, chiaramente qui i magazzini Dinger vogliono fare scorta per il Black Friday, che catturano pedoni per poi venderli ai saldi. Vescovo per F6 è la migliore del motore, ci mancherebbe altro. Da via la coppia di vescovi. Questi pazzi, quando danno via la coppia di vescovi, il motore è contento. Il motore, anche quando li gioca, anche quando Carsen, Caruana, danno via la coppia di vescovi, i motori storcono il naso, non gli piace. Sono diffidenti. Invece quando lo fanno gli psicopatici sono contenti. Ok, doppia un brutto pedone, chiaramente. Cavallo F4, la migliore del motore, figurarsi se non era la migliore del motore. Donna C7, e deve dare il pedone di 5, signori. Cade caduto il pedone, così siamo alla 18ª mossa, trick e track, una posizione abbastanza tranquilla. Diciamo, lo recupera, perché l'aveva sacrificato, però adesso i pedoni del nero fanno tutti schifo. Questo fa schifo e questo fa schifo. Il nero ha la coppia di vescovi, nonostante che il nero abbia la coppia di vescovi e materiale pari, è già meno 2. Donna in E5, prova a difendere F6, donna F3, attacca F6, re G7. Torre F1, attacca la donna, non la migliora, però basta e avanza. Vedete che tanto poi il nero pensa lui a fare mini blunder. Mini blunder, qui bisogna trovare cavallo F4, che è una mossa un po'. Non è una mossa d'attacco, è una mossa così, controintuitiva secondo me. Donna G3 scacco sarebbe più normale, vediamo se Bartolomeo decide di dare un semplice scacco di donna, che è la naturale, è la mossa, no? Oppure questa assurda cavallo F4, vediamo. Vabbè. Ha dovuto dare scacco, ok. Perché lui alternava mosse banali a mosse assurde, quindi questa è la mossa banale, no? La sua mano poteva essere ferro o poteva essere piuma. Quindi poteva essere o mossa banale o mossa assurda. Vediamo. Proposta di cambio delle donne, perché i magazzini Dinger dicono qua bisogna stare attenti a non finire la merce prima del Black Friday. Quindi allora cosa facciamo? Facciamo una liquidazione prezzi adesso, no? Qui sorprendiamo i nostri concorrenti e il Black Friday lo anticipiamo. Però qui il motore prende in considerazione l'assurda cavallo per F6. Date sempre un occhio qui sotto il numerino del motore per vedere le linee, no? Così per avere un'idea. Per avere un'idea. Cavallo per F6, uno dice, ah, no, prende Corrèa, perde un pezzo. Lo so, è assurda. Quindi qui bisogna cominciare a calcolare. No. Ma che succede? Eberla non gioca cavallo per F6. Ma perché, signori, non la gioca? È ancora in modalità mossa banale, attacca un torrone per negozio. Vescovo H3, logica, minaccia matto in G2. E lui cosa fa? Torna indietro. Mi sono sbagliato, scusa. Ho preso fischi per fiaschi. Non volevo andare in C7. Chiedo vegna. E finalmente i magazzini Dinger hanno cambiato ste donne, hanno venduto
tutto a saldo qui, ha fatto gli affari. Ma non hanno fatto i conti con Eberla, che lui in pratica era l'ultimo della fila ad aspettare questi saldi, no? E arriva poi a creare il panico in questi magazzini, ok? Lui poi contrattava anche sul prezzo, quindi quando andava al supermercato, no? Non era mica tanto centrato, no? Qui si ritira col vescovo, i magazzini, ecco qua. Pressione sul pedone F6 che fa schifo. Difesa col torre Pernigotti che fa ancora più schifo. Ma qui cavallo C7 vincente, quasi vincente. E la gioca! La gioca! Attacca il torre Pernigotti. E attenzione, che succede? Un blackout ai magazzini Dinger, improvviso, e la voce all'autoparlante della direzione invita tutti i clienti ad uscire dai locali attraverso le uscite di emergenza. E i magazzini Dinger abbandonano la partita. Dinger qui abbandona. Ma che succede? Ma un più due. Ma abbandonare mi sembra eccessivo. Perché? Cosa? Perché Dinger abbandona? Perché Dinger abbandona? Perché ha visto che qualunque mossa di torrone Pernigotti possa lui fare. Arriva il doppiazzo di cavallo e parte il torrone Pernigotti, parte la qualità e non ha avuto voglia di continuare a giocare contro il pagliaccio Hit, no, con la qualità in meno, perché sapeva che poi la fine che avrebbe fatto sarebbe finito nel tombino. Tutti i magazzini Dinger dentro il tombino, poi volevo vedere i clienti andare a fare la coda davanti al tombino di Hit. Ha fatto fallire i magazzini Dinger, erano tutti contenti, avevano cambiato le donne, vai, abbiamo venduto la merce in venduta di 10 anni fa, eppure, guardate che roba. Ma lui non è andato a puntare il pedone F6, il pedone debole in D4, no, ha voluto andare a prendere la qualità. Pazzesco. Andiamo a vedere la terza partita col bianco, poi tre col nero. Siamo solo all'antipasto con Eberla. Ora, sempre pezzi bianchi per Eberla. Derby polacco contro un giocatore sconosciuto, okay. Questo però è del 2016. Già più recente, Zochowski, polacco Zochowski, derby polacco, pezzi bianchi per Bartolomeo, chissà che apertura è che resta volta. Oh, cavallo F3, una rete normale. Lui sviluppava i cavalli, no, in apertura, perché li voleva subito dare via. Lui aveva questa ossessione verso gli equini, ok? Perché suo papà era andato a giocarsi tutto ai cavalli. Quindi odiava i cavalli. Aveva scritto una letterina alla FIDE per eliminare il cavallo come pezzi degli scacchi. E per tutta risposta la FIDE gli ha mandato un TSO a casa. Il suo avversario dice: "Non ti piacciono i cavalli?" E io li gioco. Voleva provocarlo. Sapeva questa. Essendo polacco si conoscevano, no? Sapeva di questa sua ossessione per i cavalli, aveva paura dei cavalli, allora gliene fa vedere ancora di più. Chissà cosa sta facendo. Qui Eberla, secondo me, è entrato in una crisi ansiogena. Poteva succedere un raptus, poteva accadere un raptus da un momento all'altro. Vabbè, una rete normale forse. D5, vescovo G3, ok, cavallo corto, vescovo F7, D3, attenzione, attacco estindiano, arma tra le preferite del Bobby Fischer, giovane, attacco estindiano interessante, 0-0, attacca tutto sulla lira, cavallo BD2, ok, adesso siamo in piena teoria ancora. Ah, qui vuole giocare teorico, è bello, vuole giocare teorico, niente improvvisazione. Perché il suo avversario polacco
si aspettava qualche stramberia, invece lui, track, gioca teorico. Sta per cavallo, tutto secondo teoria, qui un attacco stingiano, qui torre 1, classica. Donna c7, il nero cercherà di attaccare quel pedone debole in e5, il bianco cercherà di tenerlo con donna e2, idea dopo donna e2, quella di giocare cavallo f1, h4, cavallo in h2, vescovo f4 e giocare cavallo g5. Un attacco furibondo alla Rocco. Donna e2, teorica, b4, b5, scusate, e queste sono le classiche partite dove il nero attacca tutto con tempesta pedonale sull'ala di donna e il bianco, come nella stindiana col nero, tempesta pedonale poi sull'ala di re, ma anche attacco di pezzi combinato. Cavallo f1, iperteorizzata, torre 8. Vescovo F4, come vi avevo detto, questa la conosco un pochino, almeno le fasi di apertura H4, come un libro stampato sta giocando, però qui il motore già dà già 1 più 1 è 40, siamo alla 14ª mossa, presa, il pedone 6 è debole, presa col vescovo, C3, migliore del motore, chiaramente per difendere tutta la struttura dei pedoni, soprattutto il pedone B2, vescovo in A6, cavallo E3, aggressivo. Vedete come il nero sta cercando di sbilanciare sull'ala di donna. C4, la migliore del motore. Cavallo in B6, voglio far pressione sul pedone C4, il nero. Cavallo va in G5, non è la migliore, però è tematico. Il bianco tiene un buon vantaggio lo stesso. H6, questa è bruttissima, perché da un punto di contatto al bianco, che non vedeva l'ora che il nero mettesse un pedone in H6 per sacrificarci qualcosa. Vediamo cosa succede. Donna H5, migliore del motore, signori. Arrivano tutti i pezzi del bianco. Arrivano sul re. Nero, sai, io il cavallo lo prendo. E un pezzo è sempre un pezzo. Una testa rotta è sempre una testa rotta. Ora, qui andiamo a prendere col pedone H, chiaramente. Questo è facile. Vescovo però, prendo anche un pedone, ti attacco il pedone Pernigotti, e ti attacco però, ma qui G6 minaccia semplicemente il matto. Ecco, adesso c'è una minaccia spaventosa, quella di donna H7 scacco. Seguita da... Ma forse anche prima di donna K7 scacco, vescovo G5 secondo me è anche più forte. Attacca la donna, toglie case scure. Poi qui potrebbe esserci addirittura il sacrificio di pezzo. Cavallo per, pedone per e vescovo per con un altro scacco, quindi tutti i vescovi che entrano in azione. Tanto uno dei due cavalli l'ha già dato via, quindi... Bartolomeo si sente già sollevato da non dover più toccare quei maledetti cavalli. E nero, lui se ne continua, lui se ne frega, lui mangia i pezzi come una persona normale, mi lasci i pezzi in presa, te li mangio, matto in 5. Lo vedrà il matto in 5? Deve trovare cavallo F5. Deve trovare cavallo F5. Mosse come avevo detto io, vescovo G5 in realtà non funziona perché torna indietro il vescovo. Ma cavallo per D5 fa così schifo? È fortissima chiaramente, per più 10. Però non è matto in 5, bisogna trovare il matto, signori. Vediamo se il matto trova il matto. E là!
La gioca! Incredibile! Anche il Barba Fantasy è svenuto, non ve lo faccio vedere per non creare, insomma, degli shock emotivi. Se c'è qualche bambino che segue il video, già c'è questo hit, il pagliaccio dei tombini, che, insomma, e poi vedere svenuto Barba Fantasy non è un bello spettacolo. Spero che si riprenda in fretta, perché è veramente una cosa spaventosa, nemmeno lui può concepire una cosa del genere. Macchin 4, vediamo. Vabbè, io porto indietro il cavallo, ci sarà mica matto, no? Qui uno potrebbe dire, donna a cassette a scacco è una mossa che comunque porta lo stesso al matto, ma togliere quel cavallo, a parte dare il matto in tre, darebbe ancora una soddisfazione, darebbe una soddisfazione ancora più grande a Bartolomeo, perché oltre ad armato cambierebbe l'ultimo dei suoi cavalli. E quello è il suo vero obiettivo, eliminare i propri cavalli dalla scacchiera il più in fretta possibile. E la gioca! La gioca Bartolomeo! Ha ottenuto tutto quello che voleva da questa partita. Ah, si è liberato dei due cavalli, l'ossessione di una vita, no? Una vita passata a mangiare pane e margarina perché il padre andava sempre a giocare ai cavalli. E allora è nato questo odio viscerale, no? Una cosa inconscia. E qui il suo avversario, piuttosto di non farsi dare matto, ha abbandonato il matto seguente in due. Qualunque presa, torre o donna, arrivava, vediamola un attimo, ok, torre per, donna, casette scacco, e poi arrivava il matto. In H8. Spaventoso Bartolomeo, questo era Bartolomeo col bianco, dobbiamo vederlo col nero, perché col nero tirerà fuori delle varianti ancora più assurde, evidentemente, perché se è difficile giocare col bianco in maniera, diciamo, un po' strampalata, col nero è anche più pericoloso, perché hai un tempo in meno. Andiamo a vedere le partite col nero di Bartolomeo. Bene ragazzi, Bartolomeo pezzi neri. Gioca contro un altro polacco, Zawanski, qui sta di nuovo del 2001, quindi partita del Bartolomeo giovane, adolescente, 16 anni, quando già cominciava a vestirsi a carnevale da Hit il pagliaccio. Perché dovete sapere che quando suo padre giocava ai cavalli, no, lui ricevette, in una delle rare vincite di suo padre, per regalo di carnevale, il vestito da clown a pagliaccio. Lui se lo mise. Poi che successe? Successe che suo padre si era indebitato con la mafia locale per avere dei prestiti per continuare a giocare ai cavalli. E ha dovuto vendere il vestito di carnevale del pagliaccio di Bartolomeo al banco dei pegni. Avete capito bene? E il suo bambino è rimasto scioccato. Voleva il suo vestito da pagliaccio, per quello che poi diventò effettivamente il pagliaccio Hit. Sapete cosa fece? A un certo punto prese tutti i vestiti dall'armadio dei genitori, li tagliò, però fece dei ritagli con le forbici, e li cucì a mano e si fece un vestito da pagliaccio tout court, fatto in casa, e non se lo toglierà più. Poi crescendo, chiaramente, visto che poi gli assistenti sociali sono intervenuti, no, per aiutare questo bambino, è diventato poi maggiorenne, insomma, non è più andato in giro vestito da pagliaccio, però quantomeno si è portato dietro il ricordino, il papillon di plastica. Anche quello fatto in casa, papillon di plastica a pois, fatto in casa. Okay. Ora andiamo a vedere Eberla pezzi neri. Che difese giocherà? Suo avversario Zawanski, un altro polacco. Suo avversario gioca un E4, vediamo cosa può giocare. Giocherà E4 E5, è un giocatore da strutture, come dire, simmetriche. È un giocatore da siciliana? È un giocatore da centro mobile? Centro bloccato con francese, caro, can? Vediamo.
cavallo ci sei! Di Ferraninzovic! Eccola qui l'ossessione di Eberla. I cavalli, lui doveva giocarli subito. Subito! Non, appena lui... Appena diceva orologio, l'arbitro diceva orologio in moto, una cosa che lui aveva sta mano che andava su e giù per il cavallo, col cavallo, no? Lui dice, non poteva allora, quando è che incomincio, cos'è che incomincio, tac, giù col cavallo, li odiava, difesa Ninzovic, attenzione signori, D4, chiaramente, contro la difesa Ninzovic, D4, è mossa migliore, prende il centro, che okay? Non è come nella Liekin, che attacca il pilone 4, il pilone di 4 è difeso dalla donna, quindi buon duo pedonale affiancato. Ora si può giocare o D5, una delle varianti preferite da Brady anche, quando gioca la Ninzovic, oppure ci sono altre varianti nella francese col cavallo in C6, oppure E5, che è la variante Kennedy. E5, variante Kennedy, variante dei presidenti degli Stati Uniti, E5, ma questa è una variante, ci ho fatto il video, assieme al video del Mokele Mbembe, quando ho fatto il Mokele Mbembe, ho fatto anche un breve accenno anche a variante Kennedy della Ninzovic. Ok, così prende il pedone, il cavallo per. Non vedeva allora che il suo avversario prendesse il pedone, così poteva muovere nuovamente il cavallo, il buon Bartolomeo. Cavallo C3, mossa di sviluppo. Vescovo C5. Questi sono impianti che non raccomando a nessuno se non li conoscete o se non siete stati o adepti di Guru PayPal oppure se non siete stati turbati da bambini con i vestiti di carnevale. Se non siete degli psicopatici non potete giocare questo tipo di varianti, ok? Come dicono i commentatori del wrestling in televisione a lotta libera, il catch, don't try this at home, non provate a casa a fare queste robe qua, signori. F4, bianco dice via quel cavallo, ma non sa il suo avversario che Eberle è contento di muovere ancora il cavallo e torna in C6, la migliore del motore. Cavallo F3 e figurarsi se non sviluppava l'altro cavallo, mica pensavate che giocava D6, vescovo G4, no, cavallo F6, i cavalli, vuole giocare sempre i cavalli. E5, attacca il cavallo, questo non fa altro che aiutare Eberla a muovere ancora i cavalli. Cavallo C4, minacce assurde sul punto F2, qua, casa F2, bombardata qui, tallonata da vescovo e cavallo. Vescovo C4, una partita a doppio taglio veramente, doppio taglio, e siamo solo all'apertura. D6, va, vuole spaccare il centro, aprire anche al vescovo. Cavallo E4, vuole cambiare coppie di vescovi. Qui la migliore del motore è vescovo E3, o donna E7. Mosse incomprensibili, vediamo. Vescovo B6, ok, la terza linea. E qui il bianco a sua volta attacca il punto F7, guardate, il nero attacca il punto F2. E doppio fegatello qua, doppio fegatello, più o meno, no? La tecnica è quella del matto del barbiere, insomma, attaccare il punto F7, entrambi attaccano le debolezze classiche degli schieramenti. Qui uno si può immaginare l'arco corto, invece il motore non la prende in considerazione, perché ci deve essere qualche trappola, che io obiettivamente non vedo. E infatti non arrocca, muove ancora il cavallo, qui farà 50 mosse di cavallo in 60 mosse, cosa sta facendo? È Eberla, è lui che sta andando all'ippodromo, e vedete, donna H5, no, che sembra virulenta,
sprigiona violenza, no? Perché cavallo, donna, vescovo contro F7. E il bianco dice: io sto benissimo. Quanto sta variante Kennedy, ma guardate il motore già meno 4. Meno 4, signori, alla undicesima mossa. È già game over. E il bianco sembra così bello aggressivo. Però qui attenzione. Eberla si è spaventato. Ha arroccato corto, non ha visto la migliore del motore. L'unica che vince. Il doppio. Il forchettone. Di pedone. Di 5. Perché non l'ha giocata? Ha avuto paura. Per la prima volta nella sua vita. Il bianco qua ha giocato solo pari comunque. Sembra. E vedete che ha tirato nella trappola del tombino. Ha detto: qui tengo i pedoncini. Tengo i pedoncini. E anche c'è il Barba Fantasy che si è ripreso dallo svenimento. È da dire qualcosa. Assurdo, tieni i palloncini e tieni i pedoncini, è irresistibile. Ma anch'io sarei cascato in questa trappola, sarei finito nel tombino. Ma che giocatore, solo su questo canale scacchi giochi strategici, mi raccomando. Mi raccomando, non date un dispiacere al Barba Fantasy, ciao. Ok, Boba Fett ha detto la sua. Comunque, qui ha tirato una rava, oh, il pedoncino, prendo, lo prendo. Ma come la prendi? Prendi il torrone Pernigotti, la migliore del motore, si lascia il torrone Pernigotti inchiodato sul re. Il cavallo G5, oh, arriva il terzo pezzo che attacca su F7, no? Infatti, il bianco lo gioca instant. Ma come si fa a salvare qui il nero? Chiaramente deve essere di giocare D5 per accecare quel vescovo ciclopico, accecare il ciclope. Eccolo qui, il tizzone ardente che entra nell'occhio del vescovo, del ciclope. Povero ciclope di Ulisse, che era appena andato dall'oculista a farsi controllare l'occhio. Gli aveva detto: a posto, ci vedi benissimo. Naturalmente era una balla perché era noto che i ciclopi erano miopi come delle talpe, anche se avevano pure l'occhio solo. In realtà, gli oculisti, no, mentivano i ciclopi perché avrebbero dovuto fornire degli occhiali, ma non esisteva il monocchiale per il ciclope, no? Soltanto i Minions hanno poi inventato questo occhiale per il monocchio. All'epoca non c'erano, quindi dicevano: va tutto bene, ci vedi benissimo. Poi è arrivato Ulisse, adesso ci vedi ancora meglio. Gli ha spento il sigaro nell'occhio. Vescovo di 3. Torre F5, la migliore del motore, signori, torniamo un attimo indietro, perché qui siamo ai limiti della decenza, ai limiti della tolleranza. Signori, qui si poteva giocare Vescovo G4, attaccare la donna. Lo scacco col Vescovo in A5, secondo il motore sempre. Anche Vescovo F5 forse si poteva giocare. Ma no, ma troppo banali, troppo banali. Prima c'era il torrone Pernigotti inchiodato, no? Ha giocato D5 per salvare il torrone Pernigotti, quindi ha sviato le indagini. Ha sviato. Qui nemmeno l'ispettore Colombo, il tenente Colombo, l'ispettore Derrick riuscivano a venire a capo di questo caso intricato del pagliaccio, il serial killer della scacchiera. Perché? Perché? Perché c'era il torrone Pernigotti, no, in F7. Allora lo salva spingendo il pedone. Poi cosa fa? Si è pentito di aver salvato il torrone Pernigotti. E lo gioca in F5, in presa del vescovo. Ma non si può prendere. Che succede se si prende? Qui non ci sto capendo più niente.
Ma è pazzesco. Se prende col vescovo, che succede? Se prende col vescovo, ovviamente. Prende col vescovo, però dopo come continua l'attacco? Beh, ha tre pezzi per la torre, insomma, può anche semplificare qua il nero. E se il bianco roccasse? Corto, che succede? Non può roccare corto, c'è il forte vescovo in D6. Allora, vescovo D2 per roccare lungo. Esempio. Vescovo C4, e qui la donna comincia a avere problemi. Se salva la donna, che succede? Cavallo D4. Ma che varianti sono? Minaccia doppi, forchettoni. Ora, se per esempio a Rocco, no, a Rocco lungo non si può fare, a Rocco corto non si può fare, c'è la scoperta. Se prova a salvare la donna con donna F2, mettere. Però è raggi X, scacco in C2, perde la donna è persa in tutte le salse. Il motore consiglia l'unica vescovo C3. Cavallo per C2 scacco. Il nero va in vantaggio di materiale abnorme, però non è andata così. Chiaramente il bianco non prende il turno per Pernigotti, perché gli hanno detto non prendere le caramelle e i palloncini dal pagliaccio nel tombino. E qui sacrifica torrone Pernigotti, torrone Pernigotti. Questo è peggio di Griffi, perché Griffi aveva Guru Peipado. Questo tutto con la sua testa, che roba è? E poi chiaramente godeva perché l'ha dato su un cavallo e stava bruciando ancora, anzi lui pensava di aver partita persa perché aveva ancora tutti e due i cavalli. Aveva questa ossessione. Pedone perde. Vescovo G4, attenzione alla donna, che è in trappola quasi, quasi in trappola. Ma è tutto complicato, salva la donna. Cavallo per E5. Pazzesca sta partita, non si capisce più niente. Qui il bianco ha abbandonato. Ha abbandonato. Esempio. Non può roccare né da una parte né dall'altra. Un vescovo E2 sarebbe seguito a cavallo F5. Attacca la donna, che può andare soltanto in G3. No, non può andare in G3, c'è il cavallo, non può andare in F2, c'è il vescovo. Non può andare qui, c'è il vescovo, in H3 c'è il vescovo, c'è il vescovo dappertutto, signori. Siamo in Polonia, un paese ipercattolico, ci sono vescovi dappertutto. Anche i cavalli, i vescovi, deve dare la donna. Per questo ha abbandonato. Variante Kennedy, difesa Ninzovic, ma provate voi a trovare un altro giocatore che con queste aperture qua sono aperture da discount, da magazzini Denker, Dinger, chiamatelo come volete, eppure ha stritato gli avversari. Miniatura 19 mosse meno 10 solo su questo canale, ma attenzione, ancora due partite col nero di questo mostro, pagliaccio della scacchiera, signori, signori. Ok, Bartolomeo pezzi neri contro Dragoon. Dragoon è un giocatore polacco di origini piemontese che giocava sempre la variante del dragone e quindi soprannominato il Dragoon piemontese. Ok, E4, però ha i pezzi bianchi Dragoon. Andiamo e Berla di nuovo. Giocherà, cosa gioca di nuovo i cavalli? Giocherà di nuovo i cavalli? No, stavolta vedete, cambia. Francese. D4, D5, oh, finalmente un'apertura classica. Variante Rubinstein, variante del cambio, la più solida. Giocherà il Fort Knox? Ok, cavallo in D7, variante Blackburn. Cavallo
in F3 l'idea del nero di fare C5. Vabbè, prima sviluppa il cavallo, poi mica non sviluppare il cavallo. Vescovo D3, C5. Molto solida. Idea anche di giocare B6, vescovo B7. Arrocco corto. Il problema della variante Rubinstein della francese è che se il bianco gioca la variante del cambio o la variante di spinta non si può giocare. Peccato. E qui non vedeva l'ora di dare quei cavalli, cavallo per E4. Cambio di cavallo per cavallo era il massimo della goduria per il buon Bartolomeo. Guadagnava 50 punti elo solo grazie a questi cambi qua. Vescovo per, cavallo F6, vescovo in D3, pedone per, cavallo D4, che roba è questa? Ah, c'è il trappolino, se, questo è un pedone che si può prendere, no? Okay, cavallo per, se donna per cavallo, vescovo B5, scacco, parte la donna. E sberla, sviluppa il vescovo in C5, attacca il cavallo, torna in F3. Peccato, gli ha tolto, aveva già pronto quel cambio vescovo per cavallo, gliel'ha tolto dal piatto proprio. Arrocco corto, inchioda il cavallo, ok. Qui Bartolomeo sta pregando che il bianco prenda quel cavallo in F6. B6. Donna E2, ridragù, vescovo B6, questi bei vescovi, torrone per Nigotti a raggi X sulla donna, donna C7, la toglie immediatamente, cavallo in E5, poi toglie la donna da C7, curioso, no, questo? Toglie la donna dall'inchiodatura, però tra l'altro la migliore del motore. Però uno potrebbe dire, ma perché non tiene la donna in E7? Così se cambio di vescovo prende con la donna non si fa doppiare i pedoni dall'arrocco. Ma lui ha voluto attirare, no, il bianco a prendere quel cavallo. Dice, ma prendimelo, mi doppi il pedone, ma perché non me lo prendi? Perché non me lo prendi? Mi doppi il pedone, prendimi sto cavallo, almeno così vado a casa contento, no? Infatti era la migliore del motore, ma non la gioca, perché sanno benissimo che cambiare il cavallo a Bartolomeo gli si dava potenza, gli si faceva il suo gioco. Allora, alla fine ha dovuto cedere alla tentazione, ha preso il cavallo e adesso vedete il motore è già meno 0,9. E è l'inizio della fine di Dragoon, perché adesso è senza cavalli il nostro Bartolomeo, il clown, il grande clown della scacchiera. Presa, scacco, ma lui non ha paura degli attacchi. Cavallo F3. Ora, e la psicologia dovrebbe dire che qui dovrebbe sentenziare il cambio del vescovo sul cavallo in F3, no? Ma non, è una mossa bruttissima, penso che la possa fare. Infatti, non poteva farla, però intanto sacrifica il pedone H5. H5, una mossa assurda. Donna va in H3, non prende il pedone. Perché non prende il pedone? Perché se prende il pedone dopo la assurda re E7, dopo l'assurda re E7, le due colonne aperte H e G avrebbero sentenziato minacce inenarrabili per il bianco. E infatti, Dragoni, non apriamo troppe colonne. Donna F4, minaccioso. Bah, proponiamo il cambio delle donne, proponiamo il cambio delle donne. Prendiamo le donne e uno dice, ah, finalmente respiro un po' e Berla non troverà mica delle cose mostruose in una partita del genere. Torna per Nigotti, attacca cavallo. Vedete, questa ossessione dei cavalli continua, non dà tregua, non dà tregua, non dà tregua. C3, attacca, vescovo
pedone in B2, B3. E attenzione signori, momento clou, momento clou. Poteva giocarla subito, ma non l'ha giocata. E la mossa dare una torre su un cavallo, perché per Eberle i cavalli valevano 10 punti, era una sessione. Se dava un forchettone a cavallo e donna, prendeva il cavallo, mica prendeva la donna. Ora il motore a prima linea da torre per H4, quindi motore dal suo ok, dal suo parere, dalla sua benedizione. E figurarsi se Eberle non la gioca, giocherà per forza, anche non calcolando come calcola il motore. Intanto questa torre sul cavallo la deve dare, è nel suo DNA, è l'occasione della vita. E la gioca Bartolomeo ha dato la qualità, e finalmente il suo avversario non ha più cavalli, lui non ha più cavalli, la partita perfetta. Non c'è scampo contro Bartolomeo in questa situazione qui, specifica. Signori, questo qui è allucinante. Non li troverete mai questi giocatori. Molti utenti del canale conoscono giocatori, ne conoscono tanti. Abbiamo Maria che è molto esperta di storia degli scacchi. Altri giocatori come Lucio Red, tanti giocatori che... Tanti anche utenti del canale conoscono i giocatori di scacchi, non è che non li conoscono, questo è un canale frequentato da persone che ne sanno di scacchi, Però questi qui li conosco solo io, poi me l'ha consigliato personalmente il Barba Fentes, e quindi se me l'ha consigliato lui. Io avevo i miei dubbi all'inizio, ho detto, ma non è che il Barba Fentes mi fa un trusco, mi combina una sola, una truffa? Perché magari gli è andato male il match con Nepomniachtchi e vuole farmi fare un brutto video sul canale. Invece no, ha ragione lui, questo qui è peggio di Griffy. Pensavo di non potermi superare come in quel video, ma mi sto superando ancora. Non so fino a quando, io non credo di trovarne altri. Ragazzi, qui il serbatoio ormai è finito, i più pazzi dei pazzi ve li ho fatti vedere. Solo su questo canale inedito in Italia nessuno parlerà mai di questi giocatori, nessuno. Sfido chiunque a trovarmi un altro video su YouTube di Bartolomeo, il pagliaccio degli scacchi, il clown degli scacchi. E non è un'offesa, come dire, sei un pagliaccio, no, è proprio il clown, è It, il pagliaccio, quello del film dell'orrore. Presa il trono Pernigotti, re 7, guardate quei due vescovi. Mostruoso, qui minaccia matto, torre G8, è un macello qua, attenzione. Sposta il trono Pernigotti Dragoon per mettere poi il re in F1, ma qui c'è un giro, qui un tourbillon, signori, eccolo qui, scacco. Torre G2. Vuole papparsi sia il pedone H2 che il pedone H4, minacciare dei matti di traversino. Forse addirittura anche minacciare il vescovo F3, non dare più via d'uscita al re, un re ingabbiato. Ma qui sta provando a farsi una strada per il re, ma questa, ma non gli darà scampo qua. O no? Glielo dà o non glielo dà scampo? Io la partita non l'ho mica vista prima. Si prende un pedoncino. Pedoncino, sempre un pedoncino, così li potrà avere nei tombini a far vedere, tengo i pedoncini. Ecco qui, vedete che Dragoon, scappo, intanto il motore è già andato a fondo scala, meno 6, torre per F2 scacco, come si continua qui, vescovo F3 scacco, come si continua qui, vescovo A3 scacco, e ora unica torre B1 e parte il torre Pernigotti. Pezzo in più, 50 pedoni in più, e Dragoon ha abbandonato, dandosi così all'alcolismo, perché è rimasto scioccato dalle partite di Bartolomeo.
Ora andremo a vedere l'ultima partita della serata, una serata ricca come tutte quelle del venerdì, che sono le più spettacolari. Le altre sono più didattiche, questa qui vi fa conoscere veramente gli psichiatrici della scacchiera. Andiamo a vedere l'ultima partita. Ultima partita della puntata e credo la partita più assurda, soprattutto per questa. A questa le avevo dato un'occhiata ed è l'apertura che vi avevo detto nel video precedente, no? Quella che non volevo rivelarvi, una variante della siciliana mostruosa che io stesso non sapevo l'esistenza. Io sono un'enciclopedia ambulante dell'apertura, ma non conoscevo questa variante e ho scoperto che è anche abbastanza giocato. Io credo che dopo questa partita tutti si metteranno a giocare col nero questa variante della siciliana, scommetto, perché è troppo bella, è assurdo, bestiale. E4, C5, siciliana, va bene, cavallo F3, E6, una Paulsen normale, con E6, guardate l'ordine di mosse però, attenzione, state attenti all'ordine delle mosse. D4, presa, presa. Ora, o cavallo F6 o cavallo C6, standard. Cavallo F7 attacca pedone. Cavallo in C3 difende pedone, è una classica siciliana. Cavallo C6. Siamo entrati. Come potete, adesso andiamo a vedere un attimo qui il database, tanto per farvi vedere che è una variante dei 4 cavalli, giocabilissima, 5.000 partite, super giocata, vediamo anche chi la gioca, no? Magari qui. Questa è iper famosa, una partita dei grandi giocatori, Grishuk, Mamedyarov, Kirin, Mamedyarov, Ivanchuk, Rapport, Mamedyarov, Shiro, tutti giocatori aggressivi, giocano Vashilagrev, questa variante della siciliana, ma non è ancora quello che voglio farvi vedere, perché questa è una variante molto teorizzata, no? Ma attenzione. Cavallo di B5. Cavallo di B5 è classica perché, come nella Svechnikov o nell'Löwenthal, l'obiettivo è quello di andare in D6, catturare la coppia dei vescovi del nero. Okay, questo è l'obiettivo. E qui generalmente si gioca D6, rientrando in una variante proprio classica della siciliana. Non Neidorf, ma classica, quella che si giocava una volta. Ma Eberla gioca vescovo C5 e sapete come si chiama questa variante? La variante Cobra! La variante del Cobra! Eccola qua, Sicilian Defense, Fork Knife Variation, Cobra Variation, la variante del Cobra, signori! Pensate che addirittura Sylvester Stallone, dopo aver visto, perché lui è un appassionato di scacchi, gioca scacchi Sylvester Stallone. Vabbè, a livelli quelli che è, però è uno a cui piacciono gli scacchi. Dopo aver visto questa partita, ha deciso di girare il film Cobra. Le ho sentite tutte, l'ippopotamo, il coccodrillo, il dragone. Il pellicano, tutti gli animali, mancava il cobra, anche il cobra, c'è anche la variante del cobra a sto gioco. Questo è un gioco fatto degli animali, ma hanno detto la Brady che non c'è ancora la variante del bradipo, e potrebbe anche offendersi. Uno può dire sì, vescovo C5 è intrigante, però il cavallo lo scacco lo dà lo stesso, no? In D6. Infatti il cavallo va in E6, ma attenzione adesso, questo è il non plus ultra, questa è proprio la posizione, la pietra angolare di tutta la variante Cobra. Re 7, signori, questa qui è una variante che dite, ma questo soltanto uno psicopatico può giocare a scacchi in questo modo. Allora, ha perso l'arrocco. Si mette con re in una posizione orribile.
È incredibile, ma questa variante, signori, andiamo a vedere il database, è giocata da fior fior di giocatori. Artemiev, Abasov, Safarri, Eberla ovviamente, Vokatur. Vokatur l'ha giocata anche più volte, Navara. Safari, no, è un giocatore a zero che gioca questa variante molto aggressiva. Quindi la variante Cobra sembra assurda, ma è giocabilissima. Adesso tutti giocheranno la variante Cobra per mettere Reine 7. Ci giuro, ci scommetto quello che volete. Non ai cavalli, perché poi Eberla viene a prendermi a casa. Però, signori, ma non è finita qui, perché qui inizia un tourbillon assurdo. Vescovo F4, difende il cavallo. E5 attacca il vescovo. Cavallo F5 scacco. E deve muovere di nuovo il re. Re F8. Ok, il re, guardate che triangolazione ha fatto il re. Questi sono scacchi iperbolici. Tutto quello che vi hanno insegnato negli altri video i vostri istruttori non valgono su questo canale. Perché vi faccio vedere che esiste anche un modo di giocare a scacchi paradossale. Il punto è che bisogna avere poi il sangue freddo per giocarle. Non è vero che non si possono giocare queste mosse. Si possono giocare. Qui ha soltanto più 0,6 di vantaggio il bianco. Non è una variante, dici, gambetto, Stafford, gambetto di Halloween, questi gambetti qua. Questa è la variante giocata dai top GM, signori. Variante Cobra. Variante Cobra, nessuno lo fa, non troverete un video sulla variante Cobra in italiano, credo, io non ho mai visto questa roba qua, non sapevo dell'esistenza della variante Cobra. Adesso inchioda la donna, D6, la struttura è simile più o meno a tutte le Svechnikov, solo che il nero ha un vantaggio e uno svantaggio, il vantaggio è che ha il vescovo fuori dalla catena dei pedoni, lo svantaggio è che ha il re, un po' così. E qui il più grosso errore della vita dell'avversario si chiama Zavanski. No, qui non mi ricordo come si chiama, non è Zavanski. Zavanski ci ha giocato prima con Zavanski. Chi è questo? Un attimo che vado a controllare. Il suo avversario si chiama Kamazalp. Manco fosse il titolo di una canzone di Elio e le Storie Tese. Kamazalp. Ha fatto l'errore più grosso della sua vita, ha cambiato uno dei due cavalli di del buon Bartolomeo Eberla. E adesso attacco la donna. Donna è messa male, re è messo male. Donna G6, guardate che roba. Adesso piano della Lewenthal, tra l'altro, però migliorata. Migliorata, donna F3, vescovo in E6, pronto a mangiarsi uno dei due cavalli. Perché mangiare il cavallo in F5 era troppo comoda. Lui vuole dare la minaccia a tutti e due i cavalli. Lui vuole scegliere quale dei due cavalli mangiare. Vescovo in D3, cavallo in B4. Guardate il motore già quasi gioco pari al nero con una posizione del genere. Col re in F8, torna per Nigotti in H8 che non gioca. Guardate qua. E così ha forzato il cambio di un altro cavallo, il cambio di un altro cavallo che sparisce dalla scacchiera. Vescovo per Eberla non teneva la coppia dei vescovi perché la riteneva superiore. Lui voleva dar via i cavalli, era il suo obiettivo, perché era ossessionato, no, per colpa di suo padre. Scacco. C3. Vescovo C5. Arrocco corto. Ovviamente, adesso non è. È romanzata questa storia. Non è che suo padre giocava ai cavalli, perché poi magari qualcuno mi denuncia anche per diffamazione. Sono storie un po' così che. Però Eberla è esistito veramente. Cioè, quest'uomo, questo essere è esistito ed esiste tuttora. Adesso fa il trainer, l'accompagnatore della nazionale, qualcosa fa. Era stato contattato anche da una impresa circense per andare a fare il clown, ma siccome c'era anche lo spettacolo dei cavalli acrobati, lui non è andato, non ha rifiutato. O me
o i cavalli, perché io altrimenti non vengo. Donna F6, migliore del motore, torre in D1, vuole puntare la debolezza in D6, torre Pernigotti difende la debolezza, vescovo C2, ma vedete che lentamente, lentamente il nero prende sopravvento, G6 la migliore del motore. E qui c'è già, attenzione qui, la tentazione di cambiare quel cavallo, di dar via la coppia di vescovi, ma non credo che sia buono. Cioè, la donna sotto, quindi non può prendere quel cavallo. La donna sotto deve cambiare le donne. Ma dopo il cambio delle donne? Dopo il cambio delle donne darà il vescovo su quel cavallo? La gioca! Via, via tutti i cavalli! Via! E adesso non lo ferma più nessuno. Non lo ferma più nessuno adesso. È un finale pari, però no, non c'entra da fare, lui senza cavalli è un mostro. E senza cavalli sulla scacchiera lui vale 3.800 punti Elo. Re E7, vedete, sto re si è permesso di fare 4 mosse così estemporanee. Il suo avversario vuole cambiare pezzi, forse vuole accontentarsi della patta. E Berla dice, no, no, io gioco per vincere, non ho più cavalli, sono invincibile senza cavalli, che ti do la patta? F5. Re F2, torre Pernigotti su colonna aperta, mosse logiche, cambio di torre Pernigotti? No, no, prima mi aggiusto io la catena pedonale e se non mi cambi tutto torre Pernigotti raddoppio. Sto avversario cambia il vescovo, presa di re. Anche lo stesso trucchetto del bianco vuole anche lui raddoppiare i torri Pernigotti, che raddoppia prima. Ma qui, vedete, Berla, era scontato giocare torre G8, invece gioca una delle migliori del motore, quarta linea B5, guadagna spazio sulla di donna per il finale che si sta per realizzare. Attenzione, la migliore del motore è B4, un sacrificio di pedone in un finale di torri Pernigotti. Lo vedrà, la giocherà e la gioca! La gioca! B4! B4 ha sacrificato un pedone in un finale di torri Pernigotti con pedoni pari, signori. Sono passato di fuoco, io prendo il pedone e cambio subito il torre Pernigotti. Vado col pedone in più, col pedone in più, signori. Ecco qua, pedone in più, non posso perdere questa partita. Il motore dà leggero vantaggio nero. Perché il torrone del nero è molto più potente del torrone del bianco. E guardate questi schifosi pedoni. 1, 2, 3, 4, fanno tutti schifo. Questi invece 4 sono belli, belli vicini uno con l'altro, c'è solo questo che fa un po' schifo, però non è attaccabile. Prende il colonnone aperto e questa colonna non è opponibile. Regge 3 per impedire scacchi strani. Entra in seconda, minaccia il pedone in B2, il pedone lo recupera sicuramente, però ci vuole pazienza. Il motore consiglia G5 per togliere casa al re. E la gioca anche G5 a migliore del motore. Ora sta giocando un finale con pedone in meno meglio di Carlsen, meglio di Capablanca, signore. F4 ancora la migliore del motore, scacco, presa. Attenzione qua, cosa consiglia il motore? Prendere col pedone G, ovviamente, perché prendere col pedone E è patta. E la gioca anche lui, anche questa. Che finale, ma è un finalista mostruoso, ma che è? Torre F2 la migliore del motore. Un po' di fe... Guardate commovente il bianco. Il bianco, signore, col pedone in più che cerca di difendere la posizione. La posizione è persa. Ha tre pedoni. Aveva tre pedoni contro uno sulla donna. Ora sono tornati a pedoni pari. Ma... Il re del bianco è troppo ai lati. Il re del nero è centrale. Il bianco cerca di attivare il torrone Pernigotti. Però qui attacca il pedone, buon Bartolomeo, difende pedone. Ora qui, comunque, essere umano, secondo me, giocherebbe re di 5. Ed è la prima mossa che mi viene in mente da calcolare. Però non è buona. Gioco pari, non si vince più. Bisogna giocare di 5. Sembra naturale re di 5, no? Perché prenda spazio. Poi costringe il torrone Pernigotti ad andare in E4, uno dice, poi porto il re in C5, qualcosa succederà. E no.
c'è da niente. Troppo lenta. Di 5 è la migliore. Però Bartolomeo si sbaglia. Ha giocato re di 5. Però ha sbagliato anche il suo avversario. Non ha giocato il torno in F. Qui la migliore era torne C7 per andare a prendere qui. Non ci sto capendo niente. Torne C7 è la migliore. È l'unica che salva un po' la partita, però è difficile da capire, perché perde il pedone A, sembra senza alcun compenso. L'idea forse è quella di tagliare fuori il re e giocare sul pedone H. A occhio, non lo so, ma è difficilissima da vedere, da trovare torre C7. E infatti si sbaglia, re C5, poi l'imprecisione qui di Bartolomeo. Però anche il bianco, vedete, vuol tenere a tutti i costi quel torrone Pernigotti, quei pedoni, il torrone Pernigotti sul traversino. Ora, torre F2, minaccia il pedone, re G4, cade il pedone H2. E qui, lentamente, i pedoni cadono come birilli, erano troppo deboli, adesso va sull'altro pedone. Scacco. Re centralizzato, cade un altro pedone. Adesso da un pedone in meno, due pedoni in più. Scacco. Mi va a mangiare tutto. Prima è bella questa, intermedia, per cambiare torni Pernigotti. Ma qui parte anche l'altro pedone. Massacro. Presa, presa. Tre pedoni contro uno, ma il re può circumnavigare tutto, questo qui cade. Questi tre sono iperdifesi, non si possono toccare. Infatti la C4, inizia la circumnavigazione del Golfo di Magellano, signori. Andate anche col torrone Pernigotti, lo prende con due pezzi. Non l'ho capita tanto, avrei giocato. Il re avrei giocato in D4. Ma fa schifo questo. È forte uguale, poi vengo qua, vengo in E3, poi vengo su. Ma forse ha paura degli scacchi, non lo so. Comunque hai vinto, perché poi hai i pedoni che viaggiano, ma puoi anche adottare l'altro piano, quello con D5, portarti un pedone passato, insomma. Ci vuole pazienza in questi finali, anche se si ha due pedoni in più. Andate qua, e il bianco qui sul Zataplan lì ha abbandonato, perché qua non si può più tenere, come poteva continuare la partita? Il re deve stare vicino a questo pedone, se no cade tutto. Una mossa come re F5 ad esempio, torre F1 costringe il re a tornare indietro. Addirittura torre G1 scacco con pazienza, re va in F5, adesso lo taglia fuori. Torre G3, adesso questo pedone non si può più difendere in nessun modo. Torre A7, torre B7. Cade l'altro pedone, ma cadono tutti. E questo finale obiettivamente non sto qui a farlo vedere perché sono tre pedoni passati. Obiettivamente è veramente facile. Signori, io ho perso le forze. Il Barba Fantasy è andato a comprarsi un gelato perché veramente aveva la gola secca. A forza, perché lui non lo sentivate, ma gridava ad ogni mossa. Anche lui è venuto la gola secca e vuole andarsi a prendere il gelato. Un bel cornetto al Gida per lui. Ok, ragazzi, che devo dirvi? Una puntata galattica, quella del venerdì, sono gli appuntamenti migliori. Veramente questo personaggio qui l'ho scoperto adesso. Voglio vedere se questo video arriva alle clamorose 800 e spingi visualizzazioni di Griffin. Vediamo, perché è una bella lotta, eh? È una bella lotta. Pensavo di non superarmi, ma forse siamo lì, eh? Siamo lì. Ok, ragazzi, appuntamento domenica, finiamo il match Fischer-Spassky.
Poi martedì inizia il match Kramnik-Topalov, ma è corto. Sono, se non erro, 14 partite. Scusate. 14 partite. 14 o 16, non mi ricordo più. Comunque facciamo in fretta. C'è Topalov contro Kramnik e poi ci sarà Topalov contro Ananda. E poi finisco il ciclo dei match, torniamo alla programmazione normale. Venerdì prossimo. All'ombra dei campioni, devo ancora pensarci. Devo ancora pensarci, devo trovare ancora qualcosa. Sarà impossibile trovarne qualcuno peggio di questo. Avevo già in mente qualcosetta, ma non voglio anticiparvi nulla, però voglio studiarmelo meglio quel personaggio che ho in mente, ok? Va bene ragazzi, mi raccomando, like, iscrizioni, sosteniamo questo canale perché questo è un canale che comunque ha un po' di didattica durante la settimana, ma anche questi video speciali con i personaggi specialissimi. Non li trovate da nessuna parte, questo è una cosa. Io non vi dico di non guardare anche gli altri canali, però gli altri canali, ok, sono sempre lì, i Carsen, il Nakamura, il Bullet, qui e là, il campionato, ok, lo seguo anch'io. Ci sta. Ma qui c'è anche interazione con la chat. Cosa che su altri canali uno scrive la domanda e nessuno risponde, c'è poca interazione. Sono chat, lasciate perdere perché sono tutti concentrati solo a commentare le partite. Invece qui c'è interazione con gli utenti. Ci sono personaggi fuori da ogni logica, fuori da ogni grazia di Dio. È per questo che ve lo consiglio. È un canale atipico. Con questo, ragazzi, è tutto. Ci vediamo domenica. Domenica con Bobby Fischer e Spassky che finiranno il loro match a Belgrado. Ciao e arrivederci. Vi saluta anche il bar. Se ancora è tornato, hai mangiato il gelato? Del Barba Fantasy, ho mangiato il gelatone, il cornetto, il gita, adesso mi sento meglio. Avevo la gola secca. Ciao a tutti, arrivederci. Ok, ciao e arrivederci.